Ecco una bella alternativa al classico ragù di carne. Questo ragù di verdure cotto per lungo tempo, proprio con lo stesso procedimento che si fa per il ragù della carne, però soltanto con verdure, è un bel condimento per la pasta ed è un sugo povero, però di grande effetto. Per il mio ragù finto io userò una stessa quantità di cipolle, io in questo caso ho usato delle cipolle rosse, carote e gambi di sedano, tre spicchi d'aglio, qualche fogliolina di salvia e due foglie di alloro, un bel bicchiere di vino rosso, 350 g 400 di passata di pomodoro, 3 cucchiai di triplo concentrato di pomodoro, del buon olio extravergine d'oliva. Per prima cosa prepariamo le nostre verdure, peliamo le cipolle e poi andiamo a tagliarle. Per capire la giusta dimensione della verdura, dovete sempre tenere presente che volete ottenere il risultato finale che sembri della carne. Quindi fatela nella dimensione di una carne tritta. Una volta finito con le cipolle, procediamo con le altre verdure. Da ultimo speliamo e tagliamo anche a pezzettini piccolissimi l'aglio e la salvia. Mentre lasceremo intatte le due foglie di alloro che andremo ad aggiungere così come sono e toglieremo poi dopo la fine cottura. Questo sugo ha bisogno di una cottura lunga, quindi andremo a mettere abbondante olio in una profonda casseruola. Deve andare per 2 o 3 ore questo sugo a fiamma abbastanza bassa e io metto tutto a crudo. Aggiungo le mie due foglie d'alloro, il mio trito di aglio e salvia, le verdure tritate. Cucchiai di concentrato triplo di pomodoro, la passata di pomodoro, il vino rosso. Adesso vado a coprirlo, lo metto sul fuoco a fiamma bassa per 3 ore, controllandolo continuamente e se dovesse asciugarsi troppo, la verdura naturalmente rilascia tutta la sua acqua, ma se dovesse asciugarsi troppo, aggiungiamo un po' di acqua bollente. A metà cottura vi invito a fare due cose. Primo, a regolare il vostro sugo di sale, dopo averla assaggiata. Seconda cosa, aggiungere, e questo è uno scandalo, un goccino, un pizzichino piccolo di cannella. So che molti si scandalizzeranno, ma io ho questa impostazione greca che anche al ragù aggiungo. Ecco, vedete che bello, sembra proprio un ragù. Adesso ci andiamo a condire della bella pasta e se ve ne avanza, perché io l'ho fatta veramente abbondante, questo sugo lo potete o congelare o mettere dentro dei vasetti, si conserva per una settimana in frigo. Però io vi consiglio di congelarlo comunque. Ed ecco un piatto delle nostre pappardelle condite con sugo finto, veramente deliziose.